Ma come ho avuto modo di dire in anticipo di conferenza, si è trattata della classica domenica di pazzia, di follia, di chiamata. Questo non è certamente sport, non è certamente tifo. Ho avuto modo di dire, da poco tempo abbiamo fatto questo convegno importante sulla violenza, nello sport. Purtroppo, ancora una volta, nella nostra provincia abbiamo dovuto registrare tanta violenza e anche un intervento forte da parte nostro, con l'arresto di 9 tifosi che si sono resi responsabili, di reati gravissimi come rapina, come aggressione, lesione, hanno praticamente sfasciato un pulmino dei cosiddetti concorrenti, quelli che loro considerano nemici. Hanno rubato come trofei di guerra le loro sciarpe e poi le hanno portate con sé, ma devo dire che c'è stato un intervento immediato da parte della polizia stradale, immediatamente e subito dopo da parte del personale del commissariato di Fano e di Senigallia e quindi nel corso della notte sono stati espletati gli atti di polizia giudiziaria e su ordine del sostituto procuratore Carulli della Procura di Pesaro sono stati trasferiti a Villa Fastigi, che è il nostro carcere, il carcere di Pesaro. No, purtroppo abbiamo avuto diversi episodi ieri, in particolare questo episodio avvenuto nell'area metà ovest e l'altro episodio avvenuto nell'area di servizio Foglia Ovest, dove altri tifosi, questa volta del Crotone, del Lecce e anche del Pescara, stavano per affrontarsi e in questa circostanza, grazie all'intervento sempre delle forze dell'ordine, qui sono intervenuti la polizia ma anche l'arma dei carabinieri, hanno pensato bene di cessare qualsiasi forma di violenza e quindi sono ripartiti per le loro case. Vicino al pullman abbiamo trovato un coltello con una lama di 8 centimetri e quindi sicuramente abbiamo sventato forse un accoltellamento, insomma, perché sarebbero sicuramente venuti alle mani senza la presenza delle forze di polizia. Cioè, queste armi improprie erano state portate anche negli stadi? Ma presumo proprio di no, perché quando vengono fatti entrare i tifosi negli stadi, chiaramente c'è un filtro piuttosto severo da parte delle forze dell'ordine, però è evidente che le armi improprie che sono state usate sono mazze, addirittura l'estintore, quindi l'estintore di per sé viene portato nelle macchine o nei pulmini, qui viaggiavano con un pulmino, solo che l'estintore è un oggetto utile per spegnere l'incendio, se viene tirato contro una persona diventa arma e è atta ad uccidere la persona che viene colpita, quindi io però è chiaro che con un estintore non si va allo stadio, per cui sono oggetti che sicuramente vengono lasciati all'interno dei vari pulmini o macchine e poi utilizzati. Ecco, in maniera del tutto sciocca, sconsiderata o forse sarebbe meglio dire criminale. Cosa rischiano questi ragazzi adesso? Ma i ragazzi adesso sono stati arrestati, gli verrà contestata appunto la rapina, che è un reato grave, per cui sicuramente si faranno qualche anno di carcere, perlomeno è quello che speriamo. Oltre a quello, sicuramente verranno raggiunti anche da un provvedimento del questore che è il DASPO e quindi gli verrà inibito l'accesso agli stadi, alle manifestazioni sportive, quantomeno per 5 anni.